Prendo un rischio pazzesco, faccio una profezia, se poi Dica. non vorrei finire come Fassino, però ci provo. Perché cosa ha Secondo me fatto finché lei non Fassino? ha fatto profezie che sono poi avverate, secondo me finché lei non dice l'Europa è casa mia e L'Europa l'euro è non ci casa mia. tocca, lei non tornerà a Palazzo Chigi, non andrà a Palazzo Chigi, Beh, perché questo è il grande punto su Salvini, secondo me. questo sarebbe di una gravità assurda. Se il consenso popolare, il voto popolare, la democrazia contasse meno rispetto agli interessi di alcuni poteri forti. Se così fosse sarebbe gravissimo. Detto questo, io oggi sto lavorando con questa moneta, con questa Europa e con questo governo per risolvere alcuni problemi degli italiani. Però Se lei mi dice c'è qualcosa di irrimediabile al mondo, la morte. Insomma, Alla morte non vi è le vie della rimedio. provvidenza sono infinite, anche quella della politica, come dice Sì. Giorgetti. Non è che lei così rimane all'opposizione per sempre, continua a fare il pieno di voti Guardi, quando poi io arrivano le preferisco elezioni, la quando ci verità alla riesce. convenienza. Se avessi dovuto preferire la poltrona, oggi sarei ministro, avrei fatto finta di niente dei no dei 5 Stelle e avrei tirato a campare al Ministero dell'Interno, bloccando qualche sbarco, avendo altri 18 processi Però rispetto a lei si quelli che rende conto già che abbiamo per chi la fatto. vota, Salvini deve riuscire a Ma farne tanto noi al qualcosa dei suoi governo ci voti, deve torniamo, andare a ti faccio governare anch'io la il paese. profezia, noi al governo ci torniamo in maniera più compatta di quanto non fosse la scorsa esperienza. Possono essere 4 mesi o possono essere 2 anni. Noi stiamo studiando, ci stiamo preparando dossier per dossier, ambiente, valorizzazione dei rifiuti. Io sono stato in Campania, c'è un'emergenza rifiuti in Campania che rischia di esplodere, ma se non fai Mirta gli impianti per valorizzare i rifiuti, fai felice solo la camorra. Quindi io sono sicuro che gli italiani potranno tornare a scegliere un Parlamento nuovo. Possono essere 4 mesi, possono essere 2 anni, e noi ci arriveremo più preparati rispetto all'ultima volta. Non ho smania, non ho fretta, non è che se uno non fa il ministro gli Lei viene si il mette a Palazzo morbillo. Chigi in quel caso, non ci manda più un altro. A me interessa fare le cose. La flat tax che abbiamo fatto solo per il primo pezzo, partita IVA fino a 65.000 euro. Dobbiamo completarla per tutte le partite IVA e per Scusi, mi tutte dica le una cosa, perché la imprese. sto seguendo. Se il problema sono le cose concrete che lei vuole Sì. fare, lei ci starebbe anche a non andare lei a Palazzo Chigi se lei è troppo divisivo, cioè mandare un Zai a Palazzo Chigi a patto che la Lega faccia quello che vuole fare? Zaia ha il Veneto in cima ai suoi pensieri, vuole completare il percorso dell'autonomia, è assolutamente comprensibile, stravincerà le elezioni regionali se le fissano a settembre, ottobre, non ho ancora capito quando le fissino, e quindi da persona coerente, come di solito in Lega siamo usi fare, finisce il Quindi Zaia percorso in resta in Veneto. Veneto. Poi sarà una risorsa fondamentale una volta chiuso il percorso dell'autonomia in Veneto, perché è uno dei migliori che abbiamo. Però io Oggi c'è un sarei pronto articolo anche bello che oggi ho ad andare a letto che Palazzo dice che Chigi. quando le persone non si vogliono usare, si c'è una risorsa, la si lascia da parte. No, Zaia è uno dei migliori, ma con Attilio Fontana. Io metto Lombardia e Veneto dal punto di vista della bravura, dell'onestà, della competenza, dell'efficacia sullo stesso piano. Se Luca mi dice, Matteo, grazie per i complimenti, voglio chiudere i miei impegni con i veneti, io Ne prende atto. rispetto. Grazie Matteo Salvini, ci vediamo molto presto, in bocca al lupo.